come sarebbe pronto a darsi a chiunque volesse prenderselo, al primo venuto, povero corpo mio. A chi non vuole neanche prenderselo in liquidazione, neanche gratis, povero corpaccione, corpiccino, sballottolata tra nani e giganti, sempre fuori misura, povero corpo, povero. E lui sempre: ehi, sono qui. Sapete quei cani abbandonati che si guardano intorno? Sala d'aspetto della solitudine, sala mondiale. Attenti, tesi, impegnatissimi, come se stessero aspettando qualcuno che loro sanno, qualcuno che deve arrivare. E invece nessuno li ha mai cercati, nessuno li cercherà mai. Ma loro, tesi, presi e disperatamente, e intanto, a chiunque passi, portami a casa con quegli occhioni straziati, ma non di terrore, no, straziati d'amore, drogati dall'overdose di quell'amore così a vuoto. Ti prego, che cercano loro? Luoghi e lunghi sguardi terrorizzati di nascosto, voltandosi di scatto. No, loro cercano un padrone qualsiasi, da sogno o da incubo è uguale. Loro cercano un padrone comunque, anche con grosse mani, anche re di bastoni, re di bisturi. Sto delirando un filo di vago. Abbiate pazienza. Ascoltatemi, venitemi dietro, compatitemi. Questa qui, ho l'impressione, ho come l'idea che sia la mia ultima corsettina, prima della paralisi. E addio. Una montagna mi è caduta addosso. Voglio dire, io sono io che mi schiaccio, mi peso addosso e una di noi due deve essere già morta, ho paura. Una donna morta legata a una donna viva. Bocca a bocca. Una bocca che respira e l'altra no. Una bocca che parla, si apre e si chiude e l'altra che rimane aperta, spalancata come se gridasse: ah! Così. E ancora. Ah! Ma è l'eco. Una bocca che risuona di parole non sue, di suoni altrui, umidi. Una cisterna sporca.